Bella raga, benvenuti a tutti a un nuovo video, o se questo è il mio primo video che vedete, io sono Raffo Games e questo è Gioco Vecchio Fa Buon Nerd. Questa qui è la versione personale di Gioco Vecchio Fa Buon Nerd, perché oggi non giocherò a un gioco qualsiasi, giocherò a un gioco che ha segnato la mia adolescenza, e cioè è un gioco di casinò, simulatore di casinò, si chiama Golden Nugget. È uno dei più fighi perché io ho visto anche gli altri, non mi sono piaciuti tanto, ne ho provati, ma questo qui, Golden Nugget, io mi ricordo appunto, c'ho la PS1 modificata e mi compravo praticamente i giochi dal venditore ambulante, mi compravo i giochi piratati. E tra questi stava sto Golden Nugget, lo provai e mi è piaciuto fin da subito. Mi piacque fin da subito a tal punto che oggi lo voglio riproporre a voi. Allora, noi abbiamo, vedete qui c'è l'uscita, questo c'è il casino, vedete c'è una navigazione, no? Tipo il mouse. Noi andiamo a registrazione, andiamo a registrarci come utenti. Allora, noi in teoria all'inizio abbiamo una registrazione, cioè Steve Killsburg c'ha 1000 dollari e 9 makers. Vabbè, ma comunque noi andiamo a fare una cosa nuova. Andiamo a fare una registrazione nuova. Chaos Mystery è praticamente la parte 2 del disco, e invece il casino è la parte 1. Quindi andiamo a fare il casino. Allora, noi ci chiamiamo, praticamente si chiamiamo. Che ne so, signor U, perché la privacy vogliamo che sia importante, che se facessero gli affari loro. Ora siamo qua dentro. Qui c'è, vediamo, potete vedere le high limit slot, cioè le slot machine, quelle lì un po' più corpose. Poi c'è il blackjack, ci sono le craps. C'è il Keno Parlor, che è praticamente il 10 e l'8, quello che abbiamo noi, il 10 e l'8, Blackjack. Vabbè, noi possiamo navigare qui su questa cosa. Pego Poker, slot stanno qui. Poi c'è Baccarat, eccolo qua, Pego Poker, slot. E poi c'è Roulette, eccola qua. Ma poi c'era non c'era un altro poker, no. Craps, Go for World, ecco, andiamo avanti. Qui c'era la lobby, Poker Room c'è anche, vedete il Poker Room. Poi ci stanno le craps e High Limit, ok, quindi c'era un bel po' di roba, il Blackjack abbiamo già visto. Voglio provare le slot perché mi ricordo che facevano tipo un suono che mi piaceva tantissimo. E allora andiamo a prendere un What a Luck, Royal Flush, e poi ci stavano varie slot, Treasure of the Sea, What a Luck, Eureka. Prendiamo Eureka, vediamo Eureka, non a caso, che okay? Sweet Treats, questa è nascosta, vediamo un po' sta Sweet Treats, com'è? Com'era? Ah, ok. Allora, qui possiamo prendere i soldi. Allora, aspetta, 1 dollaro, 5 dollari, 25 centesimi, 25 centesimi, no, 25 dollari, e basta. Quindi scegliamo, che ne so, 1 dollaro, mettiamolo dentro qua e poi facciamo o spin oppure con il quadrato, che nel tasti diciamo del pad della, vabbè, insomma, dell'Xbox X, e guardate un po', X invece tira giù la manovella. Oh, becca al primo colpo, regà, che bucio di culo. Madò! Wow! Che bella vince! Abbiamo vinto 100 dollari! E me lo paghi! Ok, andiamo. Ah, non te lo fa vedere quando. Non ce lo fa vedere quando ce lo paga. Quindi noi abbiamo, vedete, noi abbiamo praticamente 1099 dollari adesso più 9 assegni. Quindi gli assegni sono quelli lì che poi andranno cambiati e vabbè. Comunque abbiamo vinto 100 dollari, adesso cambiamo
Cambiamo slot machine, anzi cambiamo proprio gioco, vi faccio vedere un po' tutto, eh. E posso fare direttamente la scelta sulla mappa. Il Kano Parlor, ecco, vediamo un po'. Il Kano Parlor è praticamente il 10 e l'8. Il 10 e l'8 che noi facciamo oggi sul sito da Lottomatica. Vabbè, insomma. New ticket, new ticket, new... Oh, market ticket. Allora, dobbiamo scegliere al massimo 10 numeri. Io scelgo il 14, il 16. 53, 56, 69, 86, 19, 28, 37, 36, 9, l'ultimo, il 77. Ok, basta. No, continuiamo a scrollare. Allora, 3, 6, 9, 10, basta, 10, 10, 9, 10, 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
questo, vabbè, questo qui è praticamente è così, è velocissimo. Ma quali sono i numeri che ho fatto? Io non mi ricordo. Vabbè, boh. Allora, da vedere blackjack. No, a vedere blackjack, black. Il limite del tavolo so. Minimo bet, minima puntata so 5 dollari. La massima so 1000. Allora, bet, quanto puntiamo? Vediamo un po' quanto ci abbiamo. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Allora, abbiamo uno split, possiamo fare uno split. Split, vai. 10. Vai 10, 18, stand 20, stand, ok. Vediamo. Niente. Allora, puntiamo. Ah, la sto a puntare a 5 dollari. No, che sei? Oh, levali. Ah, sì, il minimo 5 dollari. Puntiamo nel 10. 10 e facciamo le cose un po' più serie. 10 dollari, vai. Allora, vai. Dammi le carte, 2, che schifo. 2, 2, un'altra volta. Boh, però posso fare doppio, com'era doppio, non mi ricordo. Double down, vai. Vediamo un po'. 22 ha sballato. Niente, ho perso. Dio, vai. Facciamo almeno una vincita. Asso, dai, oh. Quasi blackjack, però senza assicurazione. Oddio, c'è pure l'asso per lui. Senza assicurazione, vai. Vediamo un po'. Basta. 18 mi basta. Azzo. Guardate che ha fatto. Ha sballato. Che cazzo ha fatto? Non mi ricordo. Andiamo a vedere adesso i craps. I craps, no. Che c'è qui? Ah, video poker. Vediamo un po' i video poker. Vediamo un po', questi qui sono divertenti, però insomma dobbiamo stare sempre attenti. Allora, e ovviamente questi giochi tutti sono soldi finti, eh? Allora, questo qui possiamo decidere quanto spendere, 25 dollari, fino a 100 dollari addirittura, 25 centesimi, dai 25 centesimi a 1 dollaro, a 5 dollari, 25 dollari, 100 dollari. Ok, quindi spendiamo, che ne so, 5 dollari, ok, mettiamo 5 dollari. 5, aspetta, 5 dollari. Ah, ok, possiamo mettere 10 dollari. Vedete la vincita di più, no? Ok, deal, vai, vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Allora, che teniamo, che cosa scartiamo? Io direi di quasi quasi scarterei tutto. Quasi quasi scarterei tutto, perché che ci fanno questo schifo? Però aspettate, 2, 3, 5 e 6 potrebbe essere una scaletta, e un po' 10, niente, quindi niente. Allora, deal, vai, metti i soldi, deal, ok. Allora, qui possiamo sperare di fare colore, 7, 4, 3, colore, vediamo un po' se facciamo colore, niente. Da, un tris, bello. Abbiamo vinto 3 dollari? 3 dollari, Tris? Sì. Three of kind? Sì, 3, pagato 3. Ok, perfetto. Allora, ci hanno pagato. Adesso mettiamo 100 dollari. Mamma mia, 100 dollari su questo. Vediamo un po' che cosa facciamo. 100 dollari.
Vai, ok, allora, Asso K lo teniamo? Asso K? Non lo so, perché poi non dobbiamo fare gara a chi c'ha più cose, cioè comunque è una coppia. Ah, c'è una coppia, è vero! Abbiamo già vinto 100 dollari, raga, abbiamo già vinto 100 dollari, quindi possiamo tenere un asso per fare doppia coppia, o un set, un K, quello che possiamo fare, oppure facciamo deal. Bah, 2, 3, 4, quasi colore, cacchio, però insomma abbiamo vinto 100 dollari, quindi vabbè. Questo è simpatico, ma non ci ho capito niente. Non ci ho mai capito niente, quindi nei commenti, scrivete nei commenti come funziona il craps. E iscrivetevi al canale, mettete like al video se vi piace il casino. E poi come? Bui 6, questo. Spiegatemi come funziona. Ah, so solo che questo per esempio è Anycraps, qui ci sta il punteggio praticamente fisso, ok? Se esce doppio 1, se esce doppio 6, se esce doppio 2, eccetera, eccetera. Poi qui se esce 7, per esempio, e poi so che, e poi quest'altro non lo so, forse 2, 2, 3, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, non lo so come funziona. Quindi io punto a caso, punto a caso, bancom, ok, no, niente. Puntiamo su questo, ok, quanto ho puntato, vabbè, boh, non lo so, tiriamo i dadi, ah, ecco, con il quadrato, i dadi, 5 e 6, ho fatto 6, e neanche ho preso niente, non ho preso niente, vai, roll dice, eccolo qua, ok, di nuovo, perché c'è rimasta la puntata, oh, doppio 1, ah no, doppio 1, non ho fatto niente. Però la mia puntata Don't Pass è rimasta, quindi roll dice ancora. 3, 2, 5. Ok, niente. Allora, cambiamo la puntata. Io non ho capito ancora come si punta, quindi va bene lo stesso. Ok, così. 3. Vinto. Eh sì, ho vinto. Vai, clear bets e andiamocene via. Ho vinto, perso 5 dollari. Allora, il Paygo Poker non so cosa sia. C'è il Big Six. Andiamo al Big Six, raga. Il Big Six non l'abbiamo visto prima, perché era un'altra angolazione. Vedete come cambiano anche le angolazioni? Vediamo anche altri giochi. Allora, il Big Six è praticamente la ruota della fortuna. Noi dobbiamo puntare su un numero. Ci sono tot numeri. Allora, c'è il 40. Il 10, no, il 40. C'è sta il Golden Nugget, il Joker, che pagano 40 volte la posta e praticamente sono più rari. Cioè, sulla ruota ci sono solo due: uno un Golden Nugget e un Joker. Qui ce ne stanno due 10, mi pare. Poi stanno due 20 anche. Poi stanno tipo 4, 5, tutto il resto sono 1 e 2, quindi queste vengono pagate, questo viene pagato 1 a 1, questo viene pagato 2 a 1, quindi il doppio raddoppia, questo viene pagato a 5, questo a 20, vabbè, comunque adesso vi faccio vedere. Ah, io per esempio faccio 5, no? 5 dollari, 5 dollari, ok, 5, anzi faccio 5 che mi paga 5 e poi un Joker mi paga 40. Ora vado a girare la ruota e vediamo un po' cosa esce. Dov'è il segnalino della ruota? Non capisco. Ah, è uscito 10, ma come fai a capirlo? È un po' così, ti potrebbero fregare, vabbè. 10 e 1, vediamo un po' se... becca l'1, ha beccato l'1, infatti ho vinto 1, vabbè, clear bets, insomma, ok. E qui abbiamo anche la roulette, poi, quindi slot abbiamo già visto, Big Six, roulette, table bet. Allora, scegliamo quanto puntare. Io punterei 20 dollari, 20 dollari, ma come 1000? Aspetta, 10 dollari, 10, ah, so per 5, 10 dollari, no, cioè 5 dollari per, no, 1 dollaro per 5, 10, ecco qua, 10 dollari, vabbè, 10 dollari per 1, no, volevo fare, ah, 20, ecco, 20 dollari, allora 20 dollari per una volta, quindi io voglio puntare 20 dollari sul nero, ok, 20 dollari sul nero, facciamo girare la roulette, vai. Gira, 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 finché non si ferma sul... Ma sono tutti verdi. Che è verde e rosso. Ok. Ha vinto il rosso, quindi ho perso, abbiamo perso. Allora, adesso puntiamo su questa qua. Da 19 a 36, anzi, da 19 a 36.
Quindi da qua a qua, questo viene pagato, boh, non so quanto viene pagato. Comunque, io, oppure se no doppio zero, se no questa fila qua viene pagata a due. Facciamo questo quadrante qui, questo quadrante al centro, ok, questo quadrante al centro, vai, gira la ruota, vai, vediamo un po' se ho beccato il numero, e dove sta la palletta? Ah, eccola. Non so che numero è, vediamo un po'. Non l'ho beccato perché era questo l'ultimo quadrante. Vabbè. Se avessi, per esempio, se avessi puntato questo, avrei preso perché da 19 a 36. Vabbè. Pay Go. Ma che cos'è? Cos'è? Cosa vuol dire? Non so. Scrivete nei commenti cosa vuol dire Pay Go Poker, mi raccomando. Bet. Che sto a fa'? Ho puntato. Dio. No. Che cosa sta facendo? Ah, sta dando le carte. Vediamo un po' a me che me dà. A me mi ha dato una carta coperta. No, che cos'è? Ah! No, non so, non ne so nulla, eh. 9, 9, 8, 8. Oh, queste qui le cambiamo. Queste qui le cambiamo. Vai. Che ho fatto? Non so cosa ho fatto, raga. Non ci capisco. No, non lo so giocare. Ho perso 5 dollari. Non lo so giocare, quindi lasciamo perdere. Lasciamo perdere proprio. Scrivetemi nei commenti, oltre alle istruzioni per il Pay Go Poker e per il Blackjack, tutte le regole, ah, e per il Craps soprattutto, scrivetemi se volete che vi porti sul canale o in live sulla piattaforma Viola, e seguitemi anche lì se non l'avete già fatto, il gioco del casinò, quello caruccio, tipo attuale, dove praticamente è tipo un social game, eh? È tutto gratuito con soldi finti, eh? Mi raccomando, soldi finti, non è niente di gioco d'azzardo, è tutto divertimento, soltanto giochi finti. Noi ci vediamo al prossimo video, bella, regà.